l'intervento del consigliere Fotich e l'intervento del consigliere Rancan. Nel merito delle risoluzioni, ovviamente, noi ci troviamo assolutamente concordi con quanto viene proposto dal consigliere Foti nella sua risoluzione e condivisibile anche la posizione della Lega, comprensibile certamente. Il fatto è proprio questo, cioè noi non possiamo pensare di sopperire a un disservizio con azioni di emergenza che sono, diciamo, il minimo, l'ABC, cioè l'acqua, vabbè, la somministrazione dell'acqua. Io direi che piuttosto che le coperte, visto che stiamo parlando di liquidi, il tè caldo d'inverno, perché io, siccome queste risoluzioni sono state depositate a luglio, io a luglio ancora giravo sui treni e ho provato sulla pelle cosa vuol dire stare dentro le carrozze, quelle chiuse dove c'è il finestrino bloccato che non si può aprire quando l'aria condizionata non c'è, è un forno, con gente magari con problemi di cardiopatia, parlando con un capotreno che stava gestendo un'emergenza di una persona che aveva questo problema, non la risolvi somministrandogli l'acqua, la risolvi dandogli un servizio decente come deve essere fatto. Poi, vabbè, sorvolo sull'affidamento, sull'ultimo affidamento, la gara con Trenitalia e Tiper, perché ci sarebbe da dire molto sulla metodologia con cui si è arrivati a quell'affidamento. Ricordo però un intervento qui in aula della mia collega Gibertoni, parlando proprio anche del rinnovo della vetustà delle carrozze che hanno tutti questi problemi, e il calcolo che venivamo a presentare qui è che completeremo questo ricambio nell'arco di 100 anni con questa tempistica. Quindi non è propriamente efficace. Questo è un intervento fatto qui in aula. In base al piano previsto e al ritmo con cui lo si fa, questi sono i tempi. Al di là di aver anticipato l'acquisto di treni, no? Sappiamo che sono stati anticipati, eccetera. Stiamo parlando di mobilità che comunque coinvolge, come diceva anche il collega Rancan, situazioni periferiche. Sentivo parlare del fatto che non si sa che fine farà la biglietteria in una stazione. Evidenzio al collega Rancan che le biglietterie nelle piccole stazioni non esistono proprio, quindi da noi non esistono più, quindi siamo anche mi sto riferendo anche, visto che di trasporto pendolaristico ma anche turistico stiamo parlando, e non possiamo parlare solo di grandi città o di grandi centri, ma anche dei piccoli comuni che sono serviti dai trenini locali, di competenza anche quelli della regione, che vengono così, per scelte non ben chiare, a volte soppresse, a volte rimessi. Mi riferisco anche alla situazione della tratta Reggio Ciano, notizie di poco tempo fa, venuto fuori sui giornali, di cui mi sono occupato, perché anche lì molti pendolari che devono andare al lavoro non partono tutti dalle grandi città, partono anche dai piccoli paesi, e usando i mezzi pubblici, dovendo arrivare puntuali, si preferisce il ferro alla gomma, perché il ferro non subisce il traffico, gli incidenti, quindi c'è una più puntuale tempistica sulle tratte. E questo tocca un po' tutto, io penso anche non solo al servizio, non penso solo ovviamente alla viabilità in quanto tale, ma al servizio complessivo. Quando si parla di riqualificazione delle stazioni va benissimo, io ricordo che a Bologna, che non è propriamente una stazioncina di periferia, ma è uno snodo abbastanza importante, se si vuole d'estate bere dell'acqua la si deve comprare, perché le fontanelle sono state tutte chiuse con la motivazione che persone che bivaccano si vanno a lavare le fontanelle. Se la soluzione è chiudere l'acqua e fargliela comprare ai passeggeri, abbiamo forse delle idee diverse su come si dovrebbe gestire il decoro delle stazioni, quindi fornire anche il servizio a chi viene da noi, magari anche per turismo, non solo per pendolarismo. Pendolarismo lavorativo, studentesco, lo vive tutti i giorni,
Se però l'accoglienza delle nostre stazioni è di quel tipo, ovviamente anche la parte turistica non è che sia una bella cartolina, insomma, da questo punto di vista. Se andiamo in stazioni anche in giro per l'Europa, secondo me il servizio è leggermente diverso. Ma al di là di questo, ovviamente concordo molto sull'intervento che ho sentito fare al consigliere Foti sul fatto che ci debbano essere delle caratteristiche di base di un servizio che deve identificare la qualità minima che un servizio deve fornire, sotto la quale non si può andare, altrimenti potrebbero intervenire le iniziative proposte invece nella risoluzione della Lega. Immediatamente, d'ufficio, senza neanche bisogno di fare una richiesta, d'ufficio bisognerebbe andare a sanzionare il gestore, e laddove io non arriverei all'estremo di togliergli la concessione, perché poi riaffidarla è sempre un iter abbastanza complesso, però in casi molto estremi potrei mettere sul piatto anche quello, perché chi gestisce un servizio pubblico, anche se anche nel caso sia un'azienda privata, deve avere ben in testa che il servizio pubblico va garantito per la qualità che deve erogare. E questo credo che sia, per una regione che tra l'altro ha un'alta vocazione turistica, un'alta vocazione anche di pendolarismo, perché c'è tanta gente che anche grazie, purtroppo, grazie, si fa per dire, alla crisi preferisce usare il mezzo pubblico che l'automobile, perché ha una gestione più flessibile a un costo inferiore. E quindi mi auspico che, visto che le intenzioni di affrontare questo tema ci sono anche della parte della maggioranza, questo ovviamente gli va dato atto, certamente, cerchiamo di essere più incisivi e più rapidi, più efficaci, perché non vorrei dover rifare una dichiarazione che feci già un'altra volta in questa assemblea, dove ho detto che l'operazione è andata benissimo, ma il paziente è morto. Cioè, fare degli interventi che poi non hanno una reale ricaduta efficacia su quello che è il servizio diventa influente, è uno sforzo, non dico inutile, perché tutto ciò che migliora un servizio è certamente utile, ma certamente non va a risolvere i problemi dei pendolari di questa regione. Grazie. Noi, come abbiamo detto poc'anzi, preferiamo, insomma, azioni che abbiano una reale efficacia e incisività su quello che è la ricaduta del servizio, per cui, per quanto riguarda la risoluzione del PD, ci vedrà astenerci, perché non è con l'acqua che andiamo a risolvere i problemi, e voteremo favorevoli per le altre soluzioni. Grazie.